accessorio fondamentale per chi viaggia e vuole fare fotografie. Vediamo se è davvero così fondamentale. Lo utilizziamo già da un mese, questo treppiedi della Peak Design fatto apposta per chi ama viaggiare, però ha necessità di portarlo sempre con sé. Dimensioni veramente molto ridotte rispetto a qualsiasi altro treppiedi. Questo è il treppiedi manfrotto il più piccolo che utilizzavamo fino a questo momento per mettere in valigia durante i nostri viaggi. Possiamo già vedere la differenza tra i due. Differenza molto grande anche nel peso. Per dare un'idea di dimensione, sicuramente conoscerete il Gorillapod, che finora è stato sicuramente un oggetto comodo da portare nello zaino o nella valigia. Le dimensioni sono davvero simili e anche come peso non c'è una grande differenza. Quindi questo può veramente essere un treppiedi che va a rimpiazzare anche questo. Un treppiedi studiato molto bene per risparmiare in dimensioni e peso. La gamba si allunga in quattro pezzi differenti con un sistema di aggancio veramente molto semplice, pratico e veloce da chiudere ed aprire. L'ultima gamba non è proprio grandissima e stabilissima, quindi forse è meglio utilizzarlo solo fino alla terza, che ha delle ottime dimensioni e comunque non si flette, dando un'ottima stabilità al treppiedi. Le dimensioni sono veramente ridotte non soltanto in lunghezza ma anche in larghezza. Le gambe vengono racchiuse tutte quante insieme molto vicine e anche la testa ha la stessa forma delle gambe chiuse su se stesse. Per quanto riguarda la lunghezza, lo spazio che passa dalla fine della gamba alla fine della testa è veramente minimo, come la chiusura di ogni gamba va a comprimersi per risparmiare ulteriore spazio. Viene risparmiato ulteriore spazio nella colonna centrale che quando si chiude va perfettamente ad inserire la testa tra le gambe del nostro treppiedi, così da minimizzare l'altezza dell'oggetto. Nonostante tutta questa ricerca di rendere questo treppiedi più compatto, l'unico compromesso con la funzionalità che ho trovato è stato quello dell'ultima gamba molto sottile. Per il resto mantiene tutte le funzionalità di un treppiedi più grande e più pesante di lui. La testa, con una comoda rotella che si può girare in senso antiorario e orario, si blocca e si sblocca per farla ruotare arrivando fino anche a posizione verticale. Anche per quanto riguarda la piastra che poi andremo a attaccare alla nostra macchina fotografica, le dimensioni sono molto ridotte ed è una piastra comune per tutti gli accessori della Peak Design. Molto piccola e compatta e si può montare in qualsiasi direzione senza doverci preoccupare quando la fissiamo alla fotocamera su quale lato si è girata. A questo punto possiamo andare ad analizzare delle caratteristiche che non tutti i treppiedi hanno. Per cominciare, sulla parte superiore della testa è presente una bolla per poter essere sicuri di essere sempre in linea con l'orizzonte delle nostre immagini. In basso alla fine dell'asta centrale abbiamo sia un gancio per poter attaccare del peso rendendo il nostro treppiedi più stabile, sia spingendo questo tasto e ruotando possiamo trovare un portacellulare da applicare poi sulla testa, così da poter sfruttare il nostro treppiedi non soltanto con la macchina fotografica ma anche con qualsiasi smartphone. Ruotato e chiuso. Ok. Un'altra particolarità di questo treppiedi consiste nel poter smontare la gamba centrale. Con questa chiave fissata su una delle gambe possiamo ruotare la testa per avere accesso alla vite che c'è all'interno della gamba centrale e
e a questo punto la gamba centrale non creerà più un ostacolo se voglio abbassare il mio treppiedi. Tramite questi sganci alla testa di ogni gamba posso abbassare il mio treppiedi, funzione che molti altri suoi concorrenti hanno, ma che a causa della gamba centrale non ci consentono di arrivare così vicini al suolo. Questa posizione ci dà un ottimo punto di vista molto basso, perfetto per fotografare paesaggi e dettagli. Un altro modo per avvicinarsi al terreno è quello di invertire la posizione della testa dal basso verso l'alto, e a questo punto potremo regolare la posizione delle mie gambe arrivando con la mia fotocamera ancora più vicino al terreno, mantenendo sempre una perfetta stabilità. È semplice da rimontare e da smontare, molto pratico, solo che sono io che sono un po' impedito. Ok. Oh, veniamo al lato dolente, anzi ai lati dolenti di questo treppiedi. Il primo è la piastra, che da un lato è un punto di forza per le sue dimensioni compatte e per la possibilità di utilizzarlo in tutti i suoi lati, dall'altra parte la necessità di doverla tenere così contenuta impone che sotto la piastra non ci sia una rotella normale come in tutte le piastre, come questo, che mi permette con la mano di ruotarla e fissarla alla mia macchina fotografica, ma un piccolo bullone che va avvitato con la sua specifica chiave. Portandolo sotto la mia macchina fotografica vado ad avvitarlo. Il processo non è complicato, però se mi trovo a dover fissare la piastra in modo veloce devo comunque sempre ricorrere alla chiave. Molto più comodo è il sistema dove con la mano posso semplicemente ruotare e fissare la piastra. Il secondo punto dolente è proprio la chiave. Chiave che mi serve sia per montare e smontare i pezzi e le funzioni del mio treppiedi, sia per fissare la piastra. Non so voi, ma io questa la perderò in 3 giorni. Molto comodo il suo supporto, fatto anche bene sopra una gamba, dove noi andiamo ad inserire la chiave e si fissa qui. Però in primo il supporto si stacca dalla gamba, quindi con un colpo potrei perderlo, farlo staccare senza accorgermene. Dall'altro lato, quando tolgo la chiave, devo ricordarmi di metterla lì. E considerando la quantità di schede, filtri, tappi, di obiettivi che perdo, questa qui non so quanto possa durare. Questi sono gli unici punti negativi che possiamo dare a questo treppiedi. Comunque, per le sue caratteristiche, lo trovo un perfetto treppiedi da viaggio, un perfetto treppiedi da valigia che sta comodamente nel bagaglio a mano, che non pesa molto e che come qualità dimensioni è stato fatto un ottimo lavoro garantendo la massima qualità. Questa è la versione in alluminio. Peak Design mette a disposizione anche la versione in carbonio, che sicuramente dal lato suo ha dimensioni pari a queste, però molto più leggera e molto più resistente. Se volete saperne di più vi lascio in descrizione il link per l'acquisto di questo meraviglioso treppiedi. Se vi è piaciuto il video e lo avete trovato interessante, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e lasciate un mi piace, ma soprattutto non perdetevi il prossimo video.